La Guardia di Finanza ha portato a termine l'operazione Pupi di Pezza. Tra le persone coinvolte c'è anche il noto commercialista Antonio Pogliese, coinvolti anche tre amministratori di società di Paternò. Secondo le accuse, il commercialista Pogliese aveva trovato il modo per non far pagare milioni di euro di imposta ad imprenditori evasori, evitando il fallimento delle imprese, un sistema che si avvaleva di liquidatori fittizi. La mafia siciliana non ha più una sovrastruttura come la cupola degli anni Ottanta, ma gruppi autonomi che prediligono le collaborazioni alle guerre tra clan. È uno dei giudizi che emerge dalla nuova relazione sulle mafie pubblicate dalla DIA. A Paternò i dipendenti comunali hanno effettuato 2 ore di assemblea sindacale per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio. Il sindaco Naso evidenzia, si tratta di un problema tecnico. L'ombra della compravendita dei voti sulle elezioni amministrative 2018, i due consiglieri comunali indagati per corruzione elettorale si dicono certi che l'inchiesta dimostrerà la loro estraneità. Sulla vicenda interviene il presidente del consiglio comunale Aldo Di Primo. Ancora eccellenti risultati degli atleti dello Sci Club Adrano nelle gare regionali di slalom speciale sulla pista di Piano Battaglia. Prime classificate le sorelle Irene, Cristina e Nicoletti nelle categorie Super Baby e Baby e secondo posto di Danila Pignataro nella Senior. Buonasera da Chuck News. Con le immagini andiamo subito a Catania, dove i vigili del fuoco proprio in queste ore stanno intervenendo per trarre in salvo alcune persone che si sono rifugiate sui balconi di uno stabile in Viale Moncada nel quartiere di Librino per sfuggire ad un'elevata quantità di fumo che si è sviluppata da un incendio proprio propagato all'interno di un'abitazione al 7° piano del palazzo. Sul posto, come vedete nel video che è stato proprio reso noto dai vigili del fuoco di Catania, 2 squadre di pompieri con autobotti, autoscala e carro logistico. Ovviamente si sono registrate scene di autentica paura e di spavento tra i residenti del palazzo che cercavano in ogni modo di trarsi in salvo. Finora comunque non vi sono notizie di danni a persone. E restiamo a Catania, ma per una notizia assolutamente diversa, la Guardia di Finanza ha portato a termine l'operazione Pupi di Pezza. Tra le persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare c'è anche il noto commercialista Antonio Pogliese, coinvolti anche 3 amministratori di società di Paternò. Sentiamo di più. Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania a conclusione di una complessa attività di indagine che ha portato il GIP del Tribunale Etneo su richiesta della Procura di Catania all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, 9 finite ai domiciliari, mentre in 2 hanno ricevuto un provvedimento interdittivo dell'esercizio di impresa. Diverse le accuse, si va dalla bancarotta fraudolenta relativamente a patrimoni e documenti, ai reati tributari, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, realizzati anche in forma associata, oltre al reato di favoreggiamento personale e reale. È stato effettuato anche il sequestro preventivo di 4 marchi registrati e 4 complessi aziendali per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro. Con l'attività investigativa, denominata Pupi di Pezza, sarebbe stato svelato un sistema illecito in grado di garantire a diversi gruppi imprenditoriali la sottrazione al pagamento di imposte per oltre 220 milioni di euro e la contestuale elusione di procedure esecutive e concorsuali. L'indagine è cominciata con l'esame delle posizioni di alcuni contribuenti, destinatari di cartelle esattoriali ingenti, i quali avevano avviato procedure di liquidazione delle aziende affidandole a prestanome per escludere così ogni responsabilità penale e civile degli effettivi amministratori, con l'unica finalità di continuare l'attività di impresa attraverso una differente, solo in apparenza, società commerciale. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, a gestire ogni cosa era lo studio associato Pogliese, diretto dal commercialista Antonio Pogliese,
con lui coinvolti anche alcuni suoi associati. Si tratta di Michele Catania e Salvatore Pennisi, con il supporto di Salvatore Virgillito. Ad incastrare il gruppo le intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre ad accertamenti bancari e acquisizioni documentali presso enti pubblici. Tra le intercettazioni telefoniche vi sono proprio quelle dove Virgillito si lamentava con i professionisti dello studio Pogliese per il mancato versamento delle paghe mensili garantite al liquidatore di Comodo dai reali amministratori delle società commerciali truffaldine. A beneficiare delle azioni illecite, secondo la ricostruzione degli investigatori, sono le aziende fallite Diamante Fruit nel settore dell'ortofrutta 10 Reale, con un debito maturato nei confronti dell'erario di circa 215 milioni di euro. Ed ancora l'azienda Prima Trasporti SRL nel settore dei trasporti di Paternò, con l'amministratore Concetta Galifi, destinataria degli arresti domiciliari. E ancora la Patti Diffusione, azienda di abbigliamento e calzature 10 Reale, la Grandi Vivai, società agricola SRL di Paternò, impegnata nell'attività di coltivazione di fiori e piante ornamentali. Ancora divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per un anno per Nunziata Conti, amministratore della Fratelli Conti Paternò SRL di Paternò nel settore dell'ortofrutta. E secondo le accuse, il commercialista pugliese aveva trovato il modo per non far pagare milioni di euro di imposte ad alcuni imprenditori, evitando il fallimento anche delle imprese, un sistema che si avvaleva di liquidatori fittizi. Sentiamo alcune intercettazioni che sono state rese note dagli inquirenti. Dopo alcuni mesi è uscito il cadavere Io allora, perché ho dovuto cadere con la cera, c'era l'altro sostituto, questo cadavere, mica più tempo passa e poi si sistema da solo. E quindi il mio disegno era, mettevo la liquidazione, cioè e la cancelliamo. Con il sembo di poi sono piene e quello che fosse, ma il mio disegno era di cancellarla nel 2015 già. 2015-2016. Allora questo rischio della procura non c'era, perché la legge parlamentare nel 42, no? Per cui tutto sommato, la cancellavo, la cancellavo. E ci siamo incontrati due o tre volte, Sì, anche sì, non puoi due o tre volte, e poi è prevalso dentro, sistemiamo questo, perché non abbiamo stimato il rischio della procura, perché danno non era stimabile. Sì, perché si è sempre parlato che la sera è un'occasione d'oro, Sì, una era dormiente, e anche stato... pesantezza dell'azione della procura. Non escluderei che possono fare un monitoraggio. Chissà, non è più pericoloso, chissà. Questo sarebbe sbagliato. Anche perché se fanno il monitoraggio non fanno più. Restiamo sulla notizia perché Antonio Pogliese, oltre ad essere un noto dottore commercialista, è anche padre dell'attuale sindaco di Catania, Salvo Pogliese, sindaco di Catania, che ha dichiarato: "Sono dispiaciuto e amareggiato per la vicenda giudiziaria che investe mio padre per la sua attività professionale nota e apprezzata a Catania in Sicilia", appunto. Così ha parlato il sindaco Salvo Pogliese sui domiciliari disposti dal GIP per il commercialista Antonio Pogliese nell'ambito dell'operazione Pupi di Pezza. Per antica tradizione familiare e culturale, ha aggiunto ancora l'ex eurodeputato di Forza Italia, ho sempre riposto massima fiducia nella magistratura a cui è rimessa ogni valutazione sulle accuse mosse. Con altrettanta convinzione, continua Pogliese, sono sicuro che mio padre, di cui ho sempre ammirato l'adamantina condotta di professionista e di genitore, saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati. La mafia siciliana non ha più una sovrastruttura come la cupola presente negli anni Ottanta, ma gruppi autonomi che prediligono le collaborazioni alle guerre tra clan. È uno dei giudizi che emerge nella nuova relazione sulle mafie pubblicata dalla DIA.
La Direzione Investigativa Antimafia ha appena pubblicato ed inviato in Parlamento l'ultima relazione semestrale con cui fa il punto sulle operazioni condotte contro la criminalità organizzata e con cui viene trasmessa una fotografia sugli attuali assetti mafiosi. Secondo la relazione della DIA, la presenza di Cosa Nostra in Sicilia orientale è da sempre caratterizzata dall'assenza di strutture rigide e dalla convivenza di diverse organizzazioni. Denominatore comune dei vari gruppi resta l'adozione di comportamenti criminali che non destano allarme sociale con la conseguente reazione e pressione delle forze dell'ordine. Insieme alla mafia in Sicilia operano in provincia di Catania anche altri gruppi criminali nordafricani, nigeriani, albanesi, romeni ed anche cinesi che operano stringendo sia alleanze con la mafia siciliana sia pagando una sorta di tassa ai sodalizi locali. Cosa Nostra catanese risulta una consorteria strutturata su tre famiglie principali, i Santa Paola Ercolano, i Mazzei ed ancora i La Rocca di Caltagirone. Altri sodalizi non strettamente compresi nell'ambito delle famiglie di Cosa Nostra sono, secondo i magistrati, quelli del clan Cappello Bonaccorsi, il clan dei Cursoti e il clan dei Laudani, alleato dei Santa Paola, di recente pesantemente colpito da operazioni di polizia. Nella città di Catania risultano di minore entità ma comunque operativi i gruppi Pillera, Sciuto e i Piacenti. Droga ed estorsioni restano forme di business privilegiate dai clan malavitosi a cui si affianca il controllo dei mercati ortofrutticoli e la rete di produzione e distribuzione delle carni, tanto che, come hanno appurato dalle indagini, gruppi storicamente contrapposti sono risultati alleati per la spartizione dei proventi estorsivi. Tre arresti a Catania per i continui danneggiamenti delle colonnine dei parcometri di sostare, danneggiamenti che spesso costringono gli automobilisti a camminare per chilometri prima di trovare un punto e pagare il ticket del parcheggio. In manette sono finiti un maggiorenne e due minorenni. E andiamo a Paternò, dove i dipendenti comunali hanno effettuato 2 ore di assemblea sindacale per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio. Il sindaco Nino Naso è intervenuto spiegando che si tratta di un problema tecnico. Cerchiamo di capire perché. Comune di Paternò, oggi dalle 9 alle 11 assemblea sindacale dei dipendenti, questo per protestare contro il mancato pagamento ad oggi dello stipendio di gennaio. I lavoratori, come detto, i dipendenti si sono fermati per 2 ore con tutte le sigle sindacali presenti al comune che hanno appunto indetto queste 2 ore di fermo. Il sindaco risponde evidenziando che, ancora una volta evidenziando che non è un problema di liquidità da parte dell'ente, ma soltanto un problema tecnico relativo alla mancata ad oggi sistemazione dei documenti da parte dell'ufficio ragioneria. Comunque tutto sarebbe già stato risolto entro la settimana, i dipendenti dovrebbero ricevere lo stipendio. E oggi abbiamo fatto questa assemblea veramente con molto ritardo, perché effettivamente ci sono passati quasi 20 giorni e ancora di stipendi non se ne parla, no? Fino a oggi non abbiamo avuto nessuna certezza di quando si perceverà lo stipendio. E le problematiche non è solo purtroppo lo stipendio, ma ci sono tutto il fondo feste del 2018, che i dipendenti ormai dal 1 gennaio 2018 che hanno lavorato fino a tutto il 31 dicembre 2018 non hanno percepito neanche un centesimo delle indennità accessorie. Più si aggiunge lo stipendio di gennaio, capite giustamente tutte le problematiche. Addirittura ci sono dipendenti di fuori comune che non riescono a venire a lavorare perché non hanno neppure i soldi per poter mettere la benzina. Alcuni addirittura, oltre alla benzina, non riescono neanche a mangiare. Da parte dell'amministrazione vi sono arrivate risposte oppure no? Allora, ci siamo incontrati proprio in questo momento col sindaco. Il sindaco, nonostante che non è un tecnico, ci sta riferendo che entro oggi la situazione sarà sistemata e domani o dopodomani si prenderà lo stipendio. Ora, il problema che noi, diciamo, che lamentiamo, qual è? Il discorso è che le persone attualmente che ci sono come tecnici per poter effettuare sistemare la situazione contabile hanno trovato dei problemi, essendo che c'è stato un cambiamento di capo unità operativa. Io personalmente non contesto la scelta o le modalità come lei ha fatte, perché è un,
diciamo, una opzione che c'è l'amministrazione e secondo la loro programmazione ha inteso fare questo cambio. Io come lavoratore, come rappresentante del lavoratore, desidero semplicemente che i lavoratori raggiungano il proprio obiettivo, cioè avere lo stipendio e gli arretrati dell'anno del 2018 che non l'abbiamo raggiunto. Ora ci sta dicendo che a giorni prenderemo lo stipendio, noi ci riuniremo subito dopo e decideremo il da farsi e la lotta da proseguire, oppure ci accontenteremo di quello che c'è. Stiamo facendo questa assemblea per i vari motivi che sono ben noti, il ritardo dello stipendio e un po' di disorganizzazione negli uffici che abbiamo avuto nel passato, sperando che con questa assemblea l'amministrazione ci dia un aiuto in più a risolvere tutti questi problemi che abbiamo avuto e che ancora abbiamo. Voi vi fermate come assemblea sindacale, però insomma se attendete la fine della settimana come vi è stato assicurato, poi deciderete dopo come continuare ad agire se gli stipendi non arriveranno. Ma sicuramente aspettiamo, ma diamo questi paio di giorni di proroga all'amministrazione, se no riprenderemo la lotta con le assemblee, varie assemblee, e bloccheremo gli uffici sicuramente. Siamo tutti sindacati, tutte le sigle siamo concordi su questa situazione nostra. Sindaco, torniamo a parlare della vicenda legata ai dipendenti comunali. Oggi hanno fatto assemblea sindacale per il mancato pagamento del loro stipendio. A che punto si è? Guarda, non c'è stato mai nessun tipo di problema a livello di liquidità economico da parte dell'ente. È un problema interno per attività di elaborazione dati, quindi dalla ragioneria. Pare che il problema sia stato risolto. Mi sono sentito fino a 5 minuti fa con il nuovo caposettore della ragioneria, la dottoressa Zammadato, che veramente ringrazio per la grande disponibilità che sta dando, e pare che abbiano risolto il problema. Stanno mandando i flussi in tesoreria, controllati i flussi da parte della tesoreria, poi si potranno mandare finalmente i mandati. Quindi lo stipendio già è stato elaborato da parte dell'ufficio personale. Una volta che vengono accettati i mandati non c'è più nessun tipo di problema. Sono dei disguidi che dispiacciono, specialmente quando non c'è, come ho detto prima, problemi di liquidità. L'amministrazione ha il compito, ecco, di tenere tutto in equilibrio e di far trovare sempre i fondi. Questo problema non c'è mai stato, quindi questo entra anche nella riorganizzazione dei servizi che abbiamo messo su. Una scelta coraggiosa, ma che vuole che l'ente possa camminare con i propri piedi, al di là dei funzionari, chi c'è ora o chi ci sarà fra un anno. Noi dobbiamo mettere in condizione questo comune, e questo lo facciamo con linearità, con trasparenza e con correttezza, di poter camminare da solo. Se oggi c'è un dirigente e domani ce ne sarà un altro, le cose devono andare avanti. Non ci possiamo trovare in questo stato, come quello che è successo, che con i soldi in cassa i dipendenti hanno sofferto per avere il loro dovuto, lo stipendio. E si terrà venerdì pomeriggio alle ore 18 presso Palazzo Alessi una conferenza stampa relativa al progetto dei lavori approvata per il programma innovativo in ambito urbano contratti di quartiere 2 pari a 7 milioni di euro che coinvolgerà nel prossimo futuro il comune di Paternò. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, la nostra informazione torna subito dopo. Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Enel Green Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Enel Green Power. In questo periodo da Enel Green Power, grande offerta d'autunno. Impianto fotovoltaico 3 kW chiave in mano, 3.450 euro più IVA 10%.
Impianto 4,5 kW più batterie, accumulo 4,8 kWh. Offerta chiave in mano, IVA inclusa 9.900 euro. Impianto 6 kW più batterie, accumulo 5,5 kW. Offerta chiave in mano, IVA inclusa a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Ener Green Power, Contrada Tre Fontane, Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. E rientriamo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Il crollo del fianco nord-occidentale del vulcano Stromboli ha scatenato nella storia ben tre tsunami che nel Medioevo hanno raggiunto le coste della Campania ed è ancora potenzialmente in grado di generare onde anomale attraverso violenti terremoti. Lo ha scoperto la ricerca italiana pubblicata sulla rivista Scientific Reports e coordinata dall'Università di Pisa, avvenuti nel periodo compreso fra il 1343 e il 1456. Gli tsunami hanno avuto anche un testimone d'eccezione nel poeta Francesco Petrarca, che in una lettera da Napoli parlò di avere assistito a una strana tempesta. Il principale dei tre tsunami è stato quello del 1343, secondo gli esperti è quasi certamente riconducibile alla grave devastazione dei porti di Napoli e Amalfi. Torniamo a parlare di cronaca. L'ombra della compravendita dei voti sulle elezioni amministrative del 2018 ad Adrano. I due consiglieri comunali indagati per corruzione elettorale si dicono certi che l'inchiesta dimostrerà la loro estraneità dalla vicenda. È intervenuto anche il presidente del consiglio comunale Aldo Di Primo. Ad Adrano ambienti politici in subbuglio per l'indagine che ha coinvolto 14 persone, fra i quali risultano indagati anche i consiglieri comunali Federico Floreste e Maria Grazia Ingassia, eletti nella lista Adrano Attiva. Corruzione elettorale aggravata dall'avere favorito la mafia, i reati ipotizzati dalla Procura di Catania, l'accusa più grave per un candidato ad una competizione elettorale. Dunque l'ombra della compravendita dei voti sulle elezioni amministrative di giugno di Adrano, che pesa come un macigno sulla politica locale. Tuttavia i due consiglieri si dicono certi che l'inchiesta dimostrerà l'assoluta estraneità ai fatti contestati. Intanto arrivano le prime reazioni. Su Facebook il sindaco Angelo D'Agate scrive: «La magistratura farà luce su queste vicende, ancorché la nostra presenza sia culturalmente e politicamente distante da queste pratiche, è utile ribadire la nostra fiducia nelle istituzioni. Ad Adrano se la vela trema, la mano del timone è sicura. Guardiamo altrove con fiducia». Nel pomeriggio ha diffuso una nota il presidente del Consiglio Comunale di Adrano, Aldo Di Primo. Apprendiamo dalla stampa che sono in corso indagini riguardanti la compravendita di voti nel corso delle ultime elezioni comunali, scrive Di Primo. Le elezioni democratiche dovrebbero essere il momento più elevato della partecipazione popolare e della libera manifestazione del proprio orientamento politico, che in questo contesto, dove la condizione sociale è matura e sciolta da condizionamenti esterni, dovrebbe essere libero, autonomo e consapevole. In primo luogo, continua Aldo Di Primo, rivolgiamo alle forze dell'ordine un sentito ringraziamento per l'attenzione rivolta al regolare svolgimento delle elezioni. Di fronte al dilagare del malcostume politico rimangono una garanzia di legalità che restituisce credibilità alle istituzioni e allo stesso Consiglio Comunale, confermando totale fiducia nel lavoro investigativo degli inquirenti e della magistratura. Auspichiamo, conclude il presidente Di Primo, che i consiglieri coinvolti possano essere in grado di chiarire la loro posizione e quanto viene loro contestato. Ma fa sentire la sua voce anche Adrano Attiva, che in una nota fa delle puntualizzazioni. Il Movimento Civico Adrano Attiva, si legge, esprime piena fiducia nella capacità degli inquirenti di accertare la verità su quanto ipotizzato. Nel Movimento c'è rammarico riguardo a questi fatti in via di accertamento. Sottolineiamo che l'appartenenza dei consiglieri Floreste e Ingrassia al nostro Movimento, continua la nota, è puramente nominale
nominale, dato che fin dalla prima seduta consiliare i due eletti hanno operato in assoluta autonomia e al di fuori di ogni condivisione politica con esso. Del resto, l'intera lista presente alle amministrative ha operato con trasparente impegno nella ricerca del consenso che ha determinato l'elezione dei candidati più votati. Sarebbe molto spiacevole se tale impegno venisse inficiato da comportamenti indegni mantenuti in campagna elettorale. Una nuova perturbazione proveniente dall'Europa nord-orientale giunta portando sulle regioni meridionali dell'Italia venti forti settentrionali che insisteranno almeno fino alla giornata di giovedì, lo riferisce il Dipartimento della Protezione Civile. Venti da forti a burrasca con raffiche fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali con mareggiate lungo le coste esposte. Per la giornata di oggi, mercoledì 13 febbraio, è stata inoltre valutata allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Sicilia nord-orientale. E adesso lo sport, ancora eccellenti risultati degli atleti dello Sci Club Adrano nelle gare regionali di slalom speciale sulla pista di Piano Battaglia. Prime classificate le sorelle Irene e Cristina Nicoletti nelle categorie Super Baby e Baby e secondo posto di Danilo Pignataro nella Senior. Sulla pista di Piano Battaglia è tornato lo sci agonistico con le gare di slalom speciale dopo il grande successo del primo fine settimana con l'apertura degli impianti, apertura attesa da 20 anni, un appuntamento che ha visto la partecipazione di vari atleti nelle gare valide per le categorie baby, super baby, cuccioli, ragazzi, allievi, giovani senior e master sia maschile che femminile. E ai campionati regionali di slalom speciale protagonista ancora una volta lo Sci Club Adrano che ha partecipato con 5 atleti in varie categorie conquistando 3 podi. Da segnalare innanzitutto i brillanti risultati ottenuti dalle sorelle Nicoletti che confermano il titolo conquistato lo scorso anno e quindi che non hanno rivali nelle rispettive categorie. Ecco in azione Irene Nicoletti, 8 anni, prima classificata nella categoria Super Baby, dimostrando tutto il suo valore. Così come la sorella Cristina, 10 anni, che ha trionfato nella categoria baby, anche Cristina è salita sul gradino più alto del podio conquistando appunto il primo posto. Ottima prestazione nelle gare di Piano Battaglia anche per un altro atleta dello Sci Club Adrano, ecco in azione Danilo Pignataro, anche il 18enne liceale adanita sul podio grazie al secondo posto conquistato nella categoria seniores. Dunque continuano a collezionare vittorie gli atleti dello Sci Club Adrano che sta preparando già le prossime gare in programma per sabato e domenica sull'Etna. Con queste immagini si conclude il telegiornale per questa sera. Ciak News riprenderà domani con l'edizione del giorno delle 13.30. Grazie ancora per averci seguiti. A voi, buona serata.